Segretario Epifani, una storia quella dell'espulsione dei due consiglieri Pagliari e Ferrari che è avvolto un po' nel mistero perché avete fatto riferimento nel comunicato a una relazione, ma in realtà non ci sono esplicitati i motivi. Tanto è vero che i due consiglieri chiedono appunto spiegazioni su quello che è stato il motivo basilare per cui loro sono stati espulsi. Diciamo che da un po' di tempo avevamo grossi problemi all'interno, grosse difficoltà all'interno del partito. Sotto gli occhi di tutti la causa, l'ostruzionismo e il mancato rispetto dei ruoli da parte dei consiglieri Ferrara e Pagliara, dimostrando poco senso di appartenenza al partito. Ci sono stati continui attacchi anche all'indirizzo mio, della mia persona. Abbiamo sempre cercato di avere un dialogo con loro. Io ho cercato di lavorare sempre al meglio, di sostenere al meglio il partito. Ho messo a disposizione la mia caparbietà, ho cercato di fare squadra, però chiaramente non c'è stata mai la collaborazione da parte di questi due consiglieri. Ho cercato con umiltà cercare di creare rapporti collaborativi con i vari consiglieri, con gli assessori, però questo qua chiaramente è stato una Segretario, situazione. per rimanere un po' più sul concreto, in realtà la questione dirompente è stato il problema delle famose deleghe speciali, perché più volte entrambi i consiglieri avevano chiesto delle deleghe speciali che riguardavano poi un'estrapolazione della delega principale che riguarda il vostro rappresentante Ecclesia, peraltro vice sindaco e assessore ai lavori pubblici. Chiedevano delle deleghe che erano una parte di questa delega, quindi è evidente che si è creata una frattura all'interno del vostro stesso partito per questa ragione. Ma guarda, non è stato solamente quello, anche insieme a appartenere, ecco, al gruppo, riapprovarsi al ruolo dei partiti. Noi, il nostro obiettivo era quello di fare bene con questa maggioranza, di avere rispetto dei nostri elettori e l'impegno preso col sindaco. Noi non vogliamo che venga ostacolata in nessun modo o che vengano creati dei problemi a questa maggioranza. Io non so di questo accordo, però al di là di questo, ma non è solamente questo, negli ultimi casi abbiamo visto che i consiglieri purtroppo, tenga presente che non è stata è stata una scelta sofferta e dolorosa, negli ultimi tempi i consiglieri erano un po' indipendenti da questa maggioranza e più volte l'hanno dimostrato. E hanno dimostrato che a loro del partito interessava ben poco. Quindi praticamente anche l'accusa, tra virgolette, che è stata fatta dal sindaco dopo il Consiglio Comunale con quella conferenza stampa nella quale ha detto che c'erano consiglieri che sistematicamente si presentavano alla sua porta, che creavano problemi di rapporti tra lui e gli stessi partiti e la segreteria. Per questa ragione ha detto il sindaco che avrebbe chiesto ai partiti di presentargli la carta d'identità praticamente dei singoli consiglieri. Forse è stata anche questa una spinta, no, che vi ha determinato. Chiaramente abbiamo fatto una verifica al nostro interno, abbiamo chiesto anche ai nostri consiglieri di farci capire un po' come stanno le cose. Dovevamo fare questo documento che poi loro chiaramente non hanno più voluto firmare, quindi è stata poi la scintilla. Che succederà adesso nei rapporti con gli altri partiti, visto che innegabilmente la vostra compagine consiliare è diminuita notevolmente? Niente, assolutamente niente, significa questo. Beh, significa che gli altri partiti chiederanno, diciamo, una revisione di quelli che erano gli accordi iniziali, perché rappresentando i vostri due movimenti sei consiglieri è un conto, diciamo, alla pari con il PD, oggi rappresentandone quattro, perché è Noi chiaro. l'abbiamo fatto nell'interesse della maggioranza per dare la possibilità al nostro sindaco di lavorare meglio. A mio avviso questo non succede niente, perché cosa significa? Che se noi domani dovessimo avere 5 consiglieri, 6 consiglieri, cosa facciamo? Ma il fatto che voi avevate sei consiglieri vi autorizzava a essere considerati nel Abbiamo 8, contesto. punto interrogativo. Sarete considerati per 8, mi sembra normale questo, anche perché i due consiglieri in questione sicuramente si andranno a schierare nell'opposizione, quindi tutta la maggioranza ha perso due voti, no? Un problema, è stato fatto nell'interesse, il sindaco cosa ci ha chiesto?
quindi è stata una richiesta del sindaco proprio esplicita? No, mi perdono, bisogna... Noi abbiamo fatto questa verifica all'interno del nostro partito, quindi abbiamo chiesto di dare maggiore forza all'amministrazione. Noi abbiamo chiesto il rispetto del ruolo, dei nostri consiglieri, rispetto del ruolo e degli impegni presi con l'amministrazione comunale. Quindi questa scelta, ripeto, dolorosa. Io intanto sulla vicenda dell'espulsione ci andrei cauto, perché le espulsioni non si fanno in questa maniera, anche perché noi l'abbiamo appreso solo attraverso ieri pomeriggio un'informazione sugli organi di informazione sul web, insomma, quello per dircela tutta, e anche sul tuo redazionale, che ti devo dare atto che sei stato uno di quelli che ha sempre detto in tempi non sospetti che c'erano delle situazioni non chiare all'interno della maggioranza, e ti confermo che non ci sono ancora tutt'oggi. Al di là di questo, quindi sull'espulsione ora capiremo anche il comitato dei garanti, chiamiamolo così, quale decisione assumerà, perché noi abbiamo chiesto che qualcuno ci venga a spiegare e valutare in realtà quello che è successo, perché se questo partito osare nei confronti di qualcuno e usare un tono di voce un po' più alto, non essere solamente sommessi alle decisioni altrui, significa essere messi alla porta, qualcuno prenda atto che è finita l'era del partito, che ci sia un padre padrone. Il mondo è cambiato, amici miei, il mondo è cambiato. Io non sono un fan di Grillo, ma Grillo ha dimostrato per certi versi che questo tipo di situazione non va più bene, anche perché in questo partito ci sono persone che hanno governato Brindisi, e non solo Brindisi, da almeno 20 anni, e che oggi si ergono a salvatori della patria. Io voglio uscire fuori da questo argomento, che lo vedremo in altri ambiti. Per quanto riguarda il gruppo, io ho parlato col Presidente del Consiglio, mi sembra di capire che due componenti possano costituire un gruppo. Lo verifichiamo in questi giorni, quindi sicuramente noi riconferremo un gruppo che sarà quello di Ferrari come capogruppo e io come vice capogruppo. Per noi cambia poco, attenzione, noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto nell'UDC, ovvero non entrare in consiglio comunale per alzare ed abbassare una mano. Noi abbiamo sempre valutato gli atti, le delibere e quant'altro, e non ce ne voglia Gonzalez. Noi siamo stati io e Ferrari siamo stati quelli che abbiamo detto nell'altro consiglio comunale su una delibera: guarda, ritirala, perché non abbiamo studiato bene le carte, vogliamo vederci chiaro. Poi abbiamo visto alcune situazioni e abbiamo anche detto al sindaco di portarla in consiglio, perché c'erano le condizioni per poterlo fare. Quindi su questo siamo tranquilli, perché a questo punto noi risponderemo alla città, a coloro che ci hanno eletti, e nell'interesse generale. Quando ci sarà qualcosa che ci convince, la voteremo con convinzione, come sempre abbiamo fatto. Quando qualcosa non ci convince, non ce ne voglia nessuno. Anche qua al mio amico Mimmo Gonzalez io voglio dire in maniera simpatica, cioè, le deleghe speciali erano un accordo politico con il partito, con i due assessori di riferimento e con il gruppo consiliare. Qualcosa è cambiata in politica, quello che diciamo la sera non vale la mattina, per carità, qualcuno che ce lo venga a dire. Ce l'ha detto il partito che le cose sono cambiate, perché ho l'impressione che non era il problema Gonzalez, ma che era il partito. Prendiamo atto di questo, e poi ecco, per ritornare al sindaco Gonzalez, le deleghe non si danno ai più meritevoli, perché devono poi alzare e abbassare una mano e deliberare tutto quello che c'è da deliberare. Le deleghe si danno per competenza, quindi se c'è della competenza vengono date. Ove non c'è competenza non si può fare più questo scambio. Le deleghe non sono merce di scambio. Ecco perché l'ho detto anche in un comunicato stampa: qui c'è mediocrità della giunta che affianca Mimmo Gonzalez. Lui lavora 20 ore al giorno, e gli do atto che lavoro tanto. A volte io credo bisogna lavorare qualche ora in meno e capire bene intorno che cosa sta succedendo.